Buongiorno a tutti, scusate, arrivo poco prima del pranzo, abbiate ancora pazienza, se potete già fare. 2 anni e mezzo fa nasce mio figlio Simone e una delle prime cose che ho pensato è stata: ok, adesso lui arriva e gli insegno tutto, no? Faccio il professore, insegno questo, insegno tutto quello che so. In verità ho scoperto che ha segnato più di me. E le 3 cose che Simone mi ha insegnato tantissimo in questo percorso è un'estrema curiosità. I bambini sono estremamente curiosi, differentemente dagli adulti, hanno una curiosità a 360 gradi. Cos'è, com'è, perché? Perché succede questo? Noi ci focalizziamo su una cosa, magari siamo molto curiosi, ma i bambini vogliono sapere tutto. L'altra cosa è che loro sono dei... Simone è un pazzo per il processo e non per il risultato. Cioè lui è fissato nel processo, lo sapete, i bambini quando iniziano a camminare, loro fanno 1, 2 e cadono. E praticamente poi rifanno 1, 2, 3, 4 e già sono contenti. Non mi frega niente che cadono, perché il risultato non mi interessa. Mi interessa migliorare quello che stanno facendo. E questo è fondamentale, perché un adulto, dopo la prima volta che sbaglia, si dice ciao, finito. No, loro si fissano su quello. E quando costruiscono una cosa poi la rompono e la rifanno un'altra volta, e questo fa arrabbiare tantissimo, ma lui la vuol fare sempre meglio. E questo è importantissimo. La 3ª cosa è l'autonomia, spiccata senso di autonomia. Io sono io, tu sei tu. La prima cosa che ha imparato lui, la prima parola che mi diceva mentre scendevamo le scale, mi dice, a questo momento qua, babbo, Simone, lascia la mano, vado su io. E questa è una cosa fortissima in noi, perché noi abbiamo questa cosa qui dentro. Noi vogliamo essere autonomi, vogliamo essere indipendenti, vogliamo far percepire che noi siamo noi e gli altri sono gli altri. Ok? Queste 3 cose fondamentali mi hanno aiutato tantissimo nel mio percorso, che è partito da essere un tecnico, un sysadmin, tanti anni fa, e dover imparare ad essere un community manager. E mi ha aiutato tantissimo, perché io dovevo imparare, cercare di copiare da lui e diventare una macchina di apprendimento anche io, anche se non lo ero. Anche perché quando ho iniziato qualche anno fa non c'era un libro, non c'era una carriera, non c'è neanche adesso in verità, ma non c'è niente, quindi sono andato completamente a sentimento, sono andato completamente seguendo la mia strada, il mio percorso, sentendo quello che volevo fare e cercando di imparare. E oggi il mio talk è su cercare di condividere quello che ho imparato durante il mio percorso e cercare di dare un framework. Qualche giorno fa, ho compiuto gli anni, allora con una retrospettiva dell'agile ho guardato indietro e ho cercato di costruire il mio pattern, il mio framework, e cercando di dirvi cos'è per me, cosa significa per me diventare un community leader. Non che cosa fa un community leader, ma come si diventa e che cos'è, che è una cosa abbastanza diversa. Quindi cerco di condividere con voi questo aspetto e spero vi sia utile, e spero che anche voi riusciate a utilizzarlo nel vostro percorso. Quanti di voi sono community manager per passione? Quanti di voi lo fanno per lavoro? Quanti di voi vorrebbero farlo per lavoro? Ok, una condizione di cose. E quindi questo può essere utile per tutto questo percorso che dovete fare. Io sono Alessio Fattorini, lavoro in Netesis, un'azienda marchigiana, un'azienda IT marchigiana. Adesso nel mio percorso, alla fine sono arrivato a essere communication e community manager. Sono un drogato di community da anni, leggo, faccio tutto quello che riguarda la community. Sono orgoglioso di avere questa foto, quello è un grandissimo uomo di community interno con la destra. La vostra. In verità il mio ruolo non è tanto questo, io generalmente mia moglie di Treviso, quindi quella cosa che generalmente faccio è il prosecco e vaggi, cioè prendo tante casse di prosecco e porto ai marchigiani che non sanno neanche di prosecco, gliele spaccio colleghi e amici, e generalmente ne bevo gran parte, perché chiaramente un evangelist fa questo e quindi si sporca le mani. Sono partito al primo step di questo, sapete che sono le 10 mosse, no? In italiano il 10 step sono 10 mosse, fa molto il libretto dell'autogrill. Sono partito cercando di imparare, perché per essere, voi dovete imparare e dovete conoscere. Quindi la regola numero 1 è essere dei voraci
curiosi e cercare di imparare ogni dove. Io la prima cosa che ho iniziato a fare è cercare dove si parla di community, e quindi appunto sono partito da questi libri, che è di Lisa Milton, quello di John O'Bank, Art Community. Quando ho letto questo libro, e io venivo dal mondo dell'open source, lui viene dal mondo dell'open source, io ho letto e ho detto, io voglio fare questo di lavoro. Mi interessa questo, voglio fare questo nella mia vita. E allora ho cominciato a interessarmi di community, cercare di anche le community di community manager, chiedendo, facendo domande, e cercando di capire tutto, soltanto di essere una macchina che passivamente prendeva tutto. Il modo migliore per imparare è il modo molto veloce per imparare e trovare dei mentori, delle persone che ne sanno molto più di voi. Perché imparando guardando chi sa fare molto più di voi, imparate molto più velocemente, di sapere le cause chiave che servono. Io sono diventato un mashup di tutti questi mentori che mi sono costruito, nel senso che mimavo proprio le cose che loro facevano, le copiavo spudoratamente. E ad esempio, da questo personaggio che si chiama David Spinks, mimavo il fatto di creare una community accogliente. Da lei, che si chiama Sarah Hawk, che lavora adesso in Discourse, che è una piattaforma per le community, copiavo, cioè lei faceva determinati tipi di discussioni e le facevo uguali, con un risultato completamente diverso, ma questo non mi importava poco. Lui è un esperto di analisi, quindi dei risultati delle community. Quindi copiavo la sua matematica delle community. Lui è già fatto l'ex Stack Exchange, adesso Discourse, community di prodotto. Copiavo lui come costruiva un prodotto con intorno alla community. John Bacon, chiaramente, venendo dal mondo dell'open source, copiavo come lui approcciava l'open source nel suo modo. Quindi, diciamo, fingevo di essere un community manager, non ero un community manager, ci provavo, però riusciva, no? Quindi cercate di fingere finché non lo siete, questa è un po' la regola fondamentale. Cercate di coinvolgere i vostri mentori in questo percorso, cercate di dare indietro qualcosa, no? In modo che ci sia questa relazione, in modo che io ti sono utile, in modo che tu mi aiuti, no? Quindi questo è assolutamente importante. Con lei, ad esempio, ci sentiamo tutti i mesi adesso e io mi confronto con lei sul mio percorso e lei si confronta con me. Secondo passo, pensare attivamente, cioè voi avete imparato, ma dovete pensarci sopra, dovete rimuginare, dovete fare dovete farvi le domande, ma sto facendo bene, sto facendo male, che cosa sto facendo, questa cosa è giusta, non è meglio che la faccio in un altro modo. Le prime mie domande erano, ma vale la pena investire tutto questo tempo in community management, che non frega una mazza a nessuno, ma ci posso costruire un futuro su questa cosa qua, ma posso dargli un valore? Grazie a domande che mi hanno tempestato per tanti anni, perché non sapevo se mi stavo dirigendo nella direzione giusta. Terzo passo, la curiosità è il tratto dei leader. Essere curiosi è uno degli aspetti numero uno. Curiosi come bambini, no? Come vi ho spiegato, questo essere curiosi di tutto, cercare tutto. E la cosa che facevo io era chiudere domande. Sono questo qui, perché si fa questo? Perché fate quest'altra cosa ancora? E miglioravo nel modo di fare domande, perché mi accelerava il fatto di imparare. E quindi, e l'altra cosa che imparavo era, che raggiungevo, era stabilire delle connessioni con l'altra persona, perché nel mondo lì facevo la domanda a lui era un esperto, mi rispondeva a me, io lo conosceva a me, e poi la cosa andava avanti. E questo è un fatto fondamentale, che era questo tipo di connessioni, perché tra l'altro le persone amano essere trattate come esperti. Cioè, non pensate mai che se fate una domanda passate da stupidi. Okay? Ma pensate sempre che dall'altra parte c'è una persona che ha voglia di essere un esperto e ha voglia di spiegare determinate cose. Quindi sfruttate questa cosa qua, è importantissima, e io l'ho sfruttata alla grande, facendo la parte con un ragazzo di turno tante volte, ma chi se ne frega. Non basta essere bravi, bisogna essere molto bravi. Quindi focalizzatevi su qualcosa. Io ho cercato di focalizzare e concentrare i miei sforzi su determinati tipi di cose. Ero stato folgorato da questa frase di Steve Martin quando gli ha chiesto perché tu sei così, hai avuto così successo nella tua vita. Be so good, they can't ignore you. Devi essere talmente bravo che non ti possono ignorare. Talmente bravo che non ti possono ignorare. Magari uno non ci arriva mai a questo tipo di livello, però è un obiettivo, no? Io voglio arrivare lì. E me lo ripetevo in continuazione, anche perché essere bravi significa non emergere, bisogna essere molto bravi. E il community management è un ambiente molto ampio, vuol dire tante cose, quindi fa difficoltà un pochino anche capire dove tu puoi muoverti, dove puoi essere bravo. Il community management vuol dire tante cose. E
e cercare la propria nicchia, no? Trovare la propria nicchia e cercare di essere esperti in quella nicchia lì. Io ho trovato questa nicchia dell'open source, per cui era la cultura da cui venivo, e quindi ho cercato di essere bravo in quella cosa lì, essere bravo nel gestire una community di prodotto, quindi costruire collaborativamente una community di prodotto, quindi costruire un prodotto insieme a una community, e di quello cercavo di capirne il più possibile. Su questo costruite la vostra reputazione, che non è tanto essere solo il più figo di tutti, ma se voi costruite la vostra reputazione, significa che potete imparare sempre di più. Potete mostrare e dire, ok, guarda, ho imparato questo io, adesso ti rispondo al tuo dubbio, perché io ne so abbastanza di questa cosa qua. E mostrate il vostro expertise anche, perché serve alle altre persone. Una cosa che io ho trovato nel tempo è provare, cioè, mi hanno detto che no, ne so qualcosa un po' di public speaking, quindi era il mio modo per mostrare e condividere le cose che ho imparato con gli altri. Poi gente che scrive blog, gente che lo trova in altri media di modi, ma questo era quello che piaceva a me, anche perché mi piaceva questa frase tantissimo di James Whittaker, che è un mentore del public speaking per me, come quello è stato anche Lorenzo Barbieri, che ho imparato tantissime cose. Il posto migliore per condividere il tuo messaggio è il palco. E allora, siccome avevo una gran voglia di condividere il mio messaggio, ho sfruttato il palco per poterlo condividere e per poter arrivare magari a più persone possibili, anche per far vedere magari quello che, per mostrare anche quello che avevo imparato. E questo è un aspetto che mi interessava tantissimo. Guardatevi sempre come i migliori leader sono sempre degli studenti, non sono mai degli insegnanti. Quindi guardatevi sempre come un work in progress, cioè qualcosa che voi state conoscendo sempre, continuamente, e progredendo continuamente, mettetevi sempre nella posizione di io ho sempre da imparare, e ho sempre da imparare da lui, ho sempre da imparare da quest'altra persona, e ho sempre da imparare da tutti, prospettive diverse, e punti di vista diversi sulla stessa cosa. Mi piace moltissimo il concetto di growth mindset, che ormai è stato sdoganato da questa Carol Dweck, ed è il fatto che i tuoi talenti non sono innati, quindi durante la tua vita non devi sempre confrontarli sul fatto se ce li ho o non ce li ho, sono bravo o non sono bravo. No, i tuoi talenti li costruisci, e li puoi costruire, e quindi non sono cose che sono, ma li metti sempre, gli strecci, no? Li metti sempre, cerchi sempre di farli progredire. Questo è un concetto essenziale e su cui mi sono scontrato tantissimo, anche perché io non penso di essere una persona di grandissimo talento, non penso di avere nessun talento in particolar modo, penso di avere un po' di attitudine, un po' di mentalità a cercare di migliorarmi continuamente. E quello che dice anche Seth Godin, mi piace tantissimo, quello che separa i vincenti dai perdenti non è il talento, ma è l'attitudine. Perché l'attitudine può far aggiungere talenti, migliorare i talenti che già hai. E questo per me è fondamentale. Lo è stato e anche nelle persone con cui lavoro tutti i giorni. E infatti la leadership non è un talento, è un modo di vivere. È un lifestyle. E quindi lo dovete execution, lo dovete creare. Non potete soltanto dirlo sulla carta, no? A livello di teoria, ma dovete sperimentare e provare tutti i giorni. Quindi la creazione è anche, creare significa anche essere creativi, significa anche eseguire. E la cosa che facevo io all'inizio, cioè faccio sempre, continuo a fare, provo le cose sempre, continuamente, piccole scommesse. Le testi, le provi, vedi i risultati, non funzionano, cambia. Riprovo ancora, continuamente. E la mia community per me è stata un grandissimo parco giochi. Ho sperimentato cose inaudite, provando cose, sbagliando, prendendo gli schiaffoni molte volte, facendo fallire tante volte le cose, ma chi se ne frega? Non potevo migliorare se non provavo continuamente, se non sperimentavo, non potevo rimanere tutto sulla carta. Anche perché non c'è bisogno di essere, di dire un titolo per essere un leader. Non c'è bisogno. Non è indispensabile averlo scritto sul proprio biglietto da visita o quant'altro. Se le vostre azioni ispirano gli altri a fare queste cose qua, sognare di più, imparare di più, fare di più, diventare di più, voi siete dei leader. Siete dei leader adesso. Non c'è bisogno di avercelo scritto. Fatelo sempre. Dentro un abito, qualcosa che fate continuamente, tutti i giorni. Mettetelo nella vostra vita quotidiana, di vivere queste cose qua, di imparare, conoscere. Nel senso che questo non è una scala, è un circolo, no? E quindi voi passate dall'imparare, al pensare, al cercare, al conoscere, a focalizzarvi su qualcosa, poi a creare, e poi rifarlo ancora.
qualsiasi cosa che affrontate, qualsiasi cosa di nuovo che cercate di affrontare. Questo è un framework che io l'ho preso per il community leadership, ma potete pensare per tutte le cose che dovete affrontare nella vita o dovete imparare. Come gestire il tempo, ad esempio, perché dovete fare tutti i giorni, per me è stato un grossissimo problema, perché il community management è partito come un piccolo progetto laterale, no? Quindi capire come dedicare quel tempo lì è stato complicatissimo, complicatissimo poterlo inserire, e sono diventato molto avaro del mio tempo, soprattutto nel luogo di lavoro, molto avaro del mio tempo, cercando di soprattutto di pensare strategicamente tutto quelle cose che dovevo fare, perché soprattutto questo ambito qua si rischiate di perdere in qualsiasi cosa, no? Il risposto su Twitter, su Facebook, cosa avete fatto alla fine della giornata, o risposto ai commenti, che cos'è? Cioè, pensate strategicamente cosa volete fare, dove volete arrivare, cosa volete imparare, quali sono le vostre big win, mettete tempo su quello, quelle pagano, usate i modi che volete, quelle pagano. Un'altra frase di Steve Martin, bellissima. L'importante non è difficile essere bravi. Ognuno di noi ha un momento di bam, performance, fantastico, sono stato bravissimo, uno spettacolo incredibile, un qualcosa per cui sono stato il più bravo di tutti. Quello possono fare tutti. Difficile è farlo sempre. Difficile è essere costanti tutti i giorni e continuare, picchiare, farlo ancora, 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 e provare, cascare, provare, come fanno i bambini, no? Quello è difficile. Soprattutto per gli adulti, quello è difficile, tantissimo. Quindi costruite le vostre skill. Quello che mi piace tantissimo anche è il fatto, no, di strecciare le vostre abilità tutti i giorni. Perché il fatto non è farlo tutti i giorni sempre uguale, il fatto è io oggi miglioro, poi domani miglioro, poi miglioro, poi miglioro, poi miglioro. Punto sempre più avanti. Questo è importante. Sempre cercando di e ricevono un immediato feedback. Una cosa che 2 anni fa, quando abbiamo iniziato a fare CLX, io avevo imparato un pochino alcune cose sul community management, e non sapevo se quello che stavo facendo aveva un senso, se aveva un'importanza, se poteva essere utile agli altri. Allora ho salito sul palco e avevo condiviso la mia esperienza per far partire la community da zero. E lì è stato un feedback fondamentale per me, perché ho detto, cacchio, però quello che sto imparando ha un senso per gli altri. Cioè, per gli altri questa cosa ha un valore. Quindi quello che sto facendo proprio non è proprio così sbagliatissimo. Allora, no? Feedback è importantissimo delle altre persone, perché testate se quello che state facendo ha un valore o non ce l'ha. E più aspettate il tempo giusto per investire proprio il vostro tempo, il vostro capitale, no? Poi avete il capitale, mettete i soldi uno sopra l'altro, i vostri skill. E poi il timing è importante. Quando le investo? Su cosa le investo questo capitale di conoscenza che ho? Per me il controllo è l'obiettivo, il controllo del vostro tempo, il controllo della vostra vita, il controllo del vostro lavoro, il controllo di quello che volete fare, quello che vi piace fare, è la cosa più importante. Cioè io costruisco perché voglio avere controllo su quello che faccio, non voglio che altri decidano per me, voglio decidere io. E allora cerco di guidarlo in questa maniera qua. E infatti Steve Jobs usatissima, ma ci penso continuamente, no? Quando lui dice sapete che la grande parte del vostro tempo è passato sul luogo di lavoro, e il modo migliore per fare un gran lavoro è amare quello che fate, e controllare quello che fate è una cosa essenziale. E come controllo quello che faccio? Costruendo capitale e spendendolo in una certa maniera. Un problema fondamentale è far vedere quello che mostrare, rendicontare quello che fate. Il community management è una delle cose cardine, è proprio l'essenziale, cioè far percepire agli altri che quello che state facendo ha un valore. Perché è molto fluffy, no? Quello che è, come si dice, quello che è difficile dimostrare quello che si fa. Questa è una slide di un mio amico, Matt, che è fantastico. In un'azienda, quando tu vendi soldi, ingegneri, marketing, support, community, abbraccia. Cioè, i miei colleghi mi percepiscono così, uno che fa gli abbracci, io sono qui, gli mando le foto e loro percepiscono che sono qua a abbracciare gli altri. Cioè, questa è l'idea che c'è del community manager. Quindi, in generale, cercare di far capire che qua sotto c'è un valore non è proprio facilissimo, ok? Soprattutto quando devi rendicontare a un'azienda di quello che fai. E lo fai per lavoro. Il principio cardine sono stati per me
di chiaramente raccontare continuamente quello che faccio in due modi, con i numeri e cercando le statistiche giuste e trovando i numeri giusti. L'altra cosa è raccontando con le storie delle persone con cui ho fatto crescere, cercando di far crescere entrambe le mie opinioni. Le storie sono fortissime, perché vanno a toccare proprio la pancia delle persone, quindi riesce a muoverlo e cerco di bilanciare le due. Ma un'altra cosa molto importante è trovare i vostri alleati, le persone che vi supportano, che possono essere nella mia azienda i capi o ai tuoi colleghi o nella tua community, le persone che ti supportano sempre, a cui stai dimostrando che la tua community ha un valore, ok? E quindi ti vengono dietro, magari ti fanno trovare anche soldi, sponsor, e ti fanno, come nel mio caso, mi danno il tempo di poter fare quello che faccio e mi danno la possibilità anche di informarmi in quello che faccio. E dovete cercare di essere utile a più persone possibili. Ad esempio, i miei capi, le prime cose che dicevo, perché la community è utile per te? E loro mi dicevano, in termini di prodotto, in termini di pubblicità, oppure i miei colleghi sviluppatori mi dicevano, mi aiutano a testare il mio codice, mi aiutano a vedere dall'altra parte i miei utenti, perché sono i miei utenti, non li conosco, non so come viene utilizzato il mio prodotto. E allora cosa facevo? Mettevo tutte queste cose insieme e dicevano, tac, ti faccio vedere perché la community è utile per questa cosa. Hai bisogno di sapere quante volte di testare il tuo prodotto, ti faccio vedere che viene testato. Hai bisogno di capire i risultati, ok? E così, se tu li aiuti, loro poi ti aiutano. Trovare gli alleati è una cosa fondamentale. Il community leader è un comunicatore, è un connettore di persone. Non è, diciamo, alcuni ce l'hanno innato, alcuni no, ma la cosa fondamentale che fa è connettersi con le persone, ascoltare le storie e imparare dalle storie. Imparate le storie delle persone, ascoltateli, non parlate prima, parlate dopo. Ascoltate prima e ascoltate tutti. E cercate un pochino di collegarli tra di loro, essere il catalizzatore. Tu hai un'esigenza, hai una storia, lui ha un'altra storia. Dovete parlare tra loro due. Lui ha un'altra storia, tu un'esigenza, lei guarda la tua soluzione. Questo faccio, questo fa il community leader in generale. Connette persone, perché voi avete una visione insieme delle persone che sono qua, e quindi fate questo. Sembra una cosa stupida, ma è una cosa che ha un valore immenso per le persone, perché trovare le persone giuste che rispondono al mio valore, connettere con le persone giuste, è la community questa. E fateli comunicare, cioè la community non è io parlo dal palco e voi ascoltate, la community è voi parlate tra di voi e io sono il facilitatore che voi parlate tra di voi. E questo è, non io parlo voi due. Tirate il leader, secondo me, tira fuori meglio la parte buona, la parte migliore delle persone e li aiuta a tirare fuori la parte migliore delle persone. Diventando un termine che mi piace tantissimo, un moltiplicatore di talenti. Quindi è quella persona che ti fa sentire intelligente, non che diventa intelligente se stessa per colpa tua, no? Cioè se io sono intelligente tu non vali niente, ma io ti faccio diventare intelligente abbassando il mio e facendo alzare te. E ti moltiplico. Quante volte sul mondo di, quante conoscete sul mondo del lavoro o nelle persone che conoscete che quella, quando no, vi viene in mente qualcuno che vi ha moltiplicato, è stato importante nella vostra vita, che vi ha fatto crescere, che vi ha dato lo spazio per poter progredire, che vi ha reso una persona migliore magari. Invece quelle altre persone che no, erano loro i geni, erano loro le persone brave, erano loro quelle che sì, magari sì, collaboravano con voi, ma erano sempre loro. E non c'era mai spazio per voi. Quante volte avete visto questa esperienza nella vostra vita? E quanto vorreste diventare un moltiplicatore? Un moltiplicatore rende tutti le altre persone migliori e tira fuori la parte migliore, anche quella parte che loro non sanno neanche di avere. Vedete, il moltiplicatore e il diminisher, che viene detto, no? Quello che abbassa le persone, sono due figure, sono sempre tutti e due intelligenti. Il problema è che uno è intelligente e basta, l'altro è un creatore di persone intelligenti, è un creatore di geni, perché amplifica gli altri. Questo fa il leader. Il leader non crea follower, come ci piace noi nel mondo social. Il leader crea altri leader. Quindi non crea persone che lo seguono, crea persone che poi alla fine vanno avanti e stanno davanti a lui. Quindi il vero leader si riconosce da questo.
Altro aspetto fondamentale, c'è un libro che mi ha cambiato la vita, si chiama Give and Take, da Adam Grant. Lui si divide il mondo in giver, matcher e taker. I taker sono quelli che prendono sempre, e se danno sempre avere qualcosa in cambio, magari il doppio di quello che hanno dato. I matcher sono quelli che invece... Un po'. Io do, tu dai, io ti do, ma solo se so che tu mi dai la stessa cosa. Il giver invece è quello che dà sempre. Non se ne frega niente di quello che poi c'è in cambio. Lui comunque è portato a cercare di aiutare gli altri. E senza un rendersi conto, magari un domani, ma chi se ne importa? Cerca di aiutare tutte le persone possibili, si mette a disposizione, cerca di capire gli altri cosa hanno bisogno e si mette a disposizione. Un community leader per me è un giver. Perché sapete, in questo mio percorso che è un po' fatto, mi sono molto concentrato su me stesso e ho cercato di sempre cercare di capire dove io potevo migliorare, io potevo imparare questo, potevo imparare quest'altro, ma a metà del percorso mi sono accorto che stavo lasciando tutti dietro. Cioè, magari qualche collega o qualche amico o qualcun altro mi odiava anche per questo mio, no, fissazione su questa cosa, perché tu puoi migliori, tu risplendi, come dice lui, se tutti gli altri ti risplendono, cioè se fai risplendere tutti gli altri insieme a te, non se risplendi da solo. E se tutti gli altri te li porti dietro, e quindi sempre nel mio caso fai percepire a tutti gli altri cosa significa una community, cosa significa essere community, cosa significa essere community manager, perché sono talmente appassionato di dare gli abbracci agli altri, e magari tu invece percepisci solo il fatto che io ho un qualche obiettivo personale che voglio perseguire. E perché sapete, se tu vinci, cioè è molto più facile vincere se tutti gli altri ti aiutano a vincere e non vinci da solo, ma se tutti gli altri fanno il tifo per te. Se tutti gli altri fanno il tifo per te è molto più facile vincere che farsi un sacco di nemici intorno, e tu hai vinto, ma te sei fatto un sacco di nemici intorno. E allora la domanda è, cioè la domanda più importante secondo me non è tanto che cosa fate, no? Perché magari uno nella vostra, no, nostra vita, magari vi fate tante domande, no? Quale carriera avrò, quale idea avrò, che lavoro farò, che cosa faccio, qual è l'azienda in cui lavorerò, cosa mi pongo come obiettivo, che cosa? È importante, non è essenziale, non è, secondo me è una domanda che viene dopo, l'importante è chi sono le persone che avete intorno a voi, chi mettete di fianco, che sono le persone che sono i vostri mentori, che vi insegnano, che vi hanno guidato la vostra vita, vi hanno formato. Le persone che sono stati lì davanti e vi hanno spianato la strada, i vostri amici, le persone di cui invece avete cura. Chi sono? Di chi vi state contornando nella vita? Questo è una cosa essenziale. Ho imparato tantissimo, che mi concentravo sul cosa, ma l'importante era il chi. Che avevo qua, che network vi create, di chi vi prendete cura, perché è importante che vi prendete cura di voi stessi, è importante che migliorate continuamente, ma secondo me la missione grande del community leader è prendersi cura delle persone e rendersi conto di che persone si sta contornando e che persone invece si sta prendendo carico e sta accudendo. Grazie. Giusto, ti sei presentato? Delle Marche. Ciao amico di Stefano. Ah, ok. Vabbè, comunque fai anche tu, segui anche tu la community nelle Marche. Gli ha portato il prosecco, sì. In realtà, com'è fare community nuove? Lui sostiene che è meglio il predicare il processo. No, ma perché il vero ancora non me l'ha portato. Parte una bella definizione, così, ok. No, vabbè, la domanda era più che altro nel senso generale, nella tua esperienza, come fare community quando non sei in luoghi dove è facile fare community, cioè in grandi centri? Per esempio, se sei a Roma, Milano, fare community è più facile rispetto a farlo nelle Marche, rispetto a farlo in Umbria, rispetto a farlo in Campania e così via.
Quindi suggerimenti e esperienza. Allora, sicuramente fare offline è molto complicato e Stefano, questo può essere un grosso esempio. Chiaramente non c'è la facilità di essere a Roma Termini e far venire tutti qua. Io sono a Fano, nelle Marche, se io organizzo un meetup su qualsiasi cosa mi vengono zero, diciamo, perché non c'è, cioè che è abbastanza complicato da questo punto di vista. Chiaramente online la cosa è molto più semplice. Online tu puoi invece, anche se c'è, cioè, la mia grossa fortuna è che usando correttamente l'online, anche se io sto a Fano, non mi frega niente nessuno dove è Fano, però magari ho creato una community internazionale, parlo con tutto il mondo, a tante zone diverse, e l'online ti aiuta tantissimo a superare questo gap, altrimenti è molto complicato, poi dipende, sì, è molto più facile magari anche in grandi città come questa. Capita, abbiamo parlato l'altra volta con un personaggio che lavora a Londra e che lui diceva: ma perché hai fatto un community un CLX? Così il contratto a Roma. Ma scusa, uscite e date a meetup. Capito? Tu stai a Londra e di meetup ne hai 40.000 sul community management, in Italia non c'è niente su questo. Quindi dipende anche da dove stai, è molto complicato, è molto più difficile, soprattutto aggregare in luoghi che non ti consentono facilmente anche lì, a livello di trasporti, muoverti bene. Non ti so dare grandissimo, soltanto grande impegno e cercare di lavorare le persone uno a uno e far sentire il senso di community di cui prima parlava Alfredo, forse la cosa più forte, il treno più forte che riesci a creare per creare queste connessioni. Posso aggiungere una cosa? Okay. Poi nell'esperienza locale, riferendoci a quello che hai detto tu, una cosa che ha aiutato molto a far crescere la community da noi è stato anche l'online. Cioè, nel senso che facciamo incontri, sì, anche più volte al mese, però Slack ha dato una botta alla nostra community, nel senso che ci ha dato il quotidiano, che ha aiutato molto. Quindi, appunto, avendo problemi di trasporto spesso, dallo sciopero dei mezzi che ci davano prima, i collegamenti mancanti proprio in alcune zone, lo Slack ha dato. Invece, ho vissuto il contrario, cioè la mia community è partita contemporaneamente online, ma l'offline l'ho usato per rinforzare quelle connessioni che sono importantissime. Quindi gli eventi, le cose aiutano tantissimo a farsi conoscere, vedersi la faccia, poi tu parlare con una persona online per anni interi, ma appena io vedo la tua faccia, fine, cioè va bene, cioè lì c'è la connessione. E quindi anche trovare questo tipo di bilancia è assolutamente importantissimo. Grazie. Complimenti. Una domanda. Nello schema fantastico che hai messo, dove ogni business unit aveva un legame più o meno diretto con dei soldi, la parte di community management, dove hai detto che da un lato viene vista come l'obiettivo avere tanti altri abbracci e quindi è difficile far capire il valore della creazione della community nei confronti dei colleghi. Ti è mai capitato di avere invece nella creazione di questo tuo percorso di community o di gestire dei conflitti, non tra i colleghi, ma tra quella che per te era una strategia di creazione della community orientata verso le persone e quella invece che era il business? Se ho capito bene la domanda, un conflitto tra quello che volevo fare io e invece l'azienda, così come voleva fare come strategia di community, questo intendi? Sì, non necessariamente come strategia di community, ma nel quadro generale dell'azienda, cioè di quello che l'azienda voleva, come l'azienda voleva muoversi. Sì, è la difficoltà che dicevo prima, cioè io ho un'idea di community, ho una strategia per poterlo fare, penso che la community dia determinati tipi di risultati, ma questa cosa vale per me, basta, e questa cosa non basta. Se io mi punto sull'idea che io fallisco. Perché penso che magari la community, non so, per la mia azienda, per qualsiasi cosa, questo deve dare questi risultati per dirti engagement, no? Tante discussioni fighissime, tanti commenti, hai 2.000 persone che collaborano, ma magari per quelli che, tipo un'azienda che ci sta dietro, o gli stakeholder generici, cioè le persone che ti supportano, non gliene frega una mazza dell'engagement, cioè loro puntano all'altro. Allora tu, la difficoltà di community manager è quella di allineare queste due cose, cercare che queste due cose combacino un pochino. Sì, era un po' più concreta la domanda, nel senso, ti è mai capitato di dover gestire? Sì.
tantissimo. Ad esempio, appunto questa cosa qua, cioè magari io in alcune situazioni ero molto focalizzato sull'engagement, poi mi rendevo conto che, oh, ragazzi, questo mese è fighissimo, abbiamo avuto discussioni bellissime. Sì, quindi, in termini nostri, che cosa ci porta questa cosa? Ci sono nuovi clienti? No, aspetta. Anche perché erano comunque open source, quindi i miei non sono clienti, sono utenti che magari domani diventano clienti, quindi proprio completamente sbagliato, non è questa cosa. Cioè, io ti devo far capire, ad esempio nel mio caso, che loro pagano con un'altra moneta. E questa cosa, questo concetto è difficile da far percepire, ma è stato un concetto importante. Loro non pagano l'azienda con la moneta suonante, pagano con idee, discussioni, testing, supporto. E ad esempio far vedere questa cosa qua, imparare a vedere con i numeri su quello che e cercare anche di supporto all'interno dell'azienda, per me è stato essenziale mostrare, attenzione, non pagano, però questo ci danno, 3 anni di sviluppo guadagnati, 3 anni di persone a tempo pieno che stanno facendo il lavoro al posto vostro. Con l'azienda quanto costa questo? Questo è quello che ci stanno dando, non pagano, ma questo è il valore. Questo è un esempio, su cui ho dovuto battere tantissimo su questo. E tu cambi una cultura, e la cultura non si cambia facilmente. Devi avere una propensione dall'altra parte di persone anche che hanno quella tua stessa cultura. Io ho potuto farlo perché avevo delle persone che avevano la stessa cultura e mi è rimasto un pochino più semplice, altre volte non ce la fate. Altre volte non ce la fate. Non so la risposta alla tua domanda. Sì, sì, sì. Beh, innanzitutto ti volevo ringraziare per la frase i veri leader non creano follower ma creano altri leader, che invece se no me la tatuare su un braccio, immaginando così. Io mi dispiace, ma io sono un gran copione. È meraviglioso. E tutto quello non è roba mia, io copio, sono un mesciato. Non importa, però l'ho conosciuta tramite te, quindi penso. No, io più che una domanda, c'era una considerazione che volevo fare, sulla quale volevo sapere se eri d'accordo, sempre sulla storia dei disturbatori, diciamo, nelle discussioni, perché quello è stato il nostro tarlo. Io sono del parere, o meglio, questo ho imparato con l'esperienza, che in una community molto sana il disturbatore viene messo alla porta non dai moderatori ma da tutti gli altri, cioè è un po' la vecchia cosa che diceva Petrolini quando c'era a teatro quello che disturbava, dice, non ce l'ho con quello che disturba, ce l'ho con quello a fianco che lo butta di sotto. Sei d'accordo su questo? 100%, forse anche 110%. Mm-hmm. Il problema, sai qual è? È creare quella cosa intorno che fa scattare questa azione in cui quella persona viene isolata, e quella cosa intorno non si crea, non è facile crearla, ci vuole molto lavoro per crearla, e secondo me quella cosa intorno tu la crei con una cultura forte, una cultura forte condivisa da tante persone che hanno un merito all'interno della tua community, che vengono viste come persone importanti, e non sei solo tu da solo, perché sei solo tu da solo sarai sempre a sbattere fuori qualcuno, no, ci devono essere persone a loro pari che dicono, no, Kiko, questo cosa non si fa. Oppure ti faccio vedere che si fa in maniera diversa, ti ignoro e lo faccio in maniera diversa. Quindi proprio ignoro quello che hai scritto, lo faccio per farti vedere come si fa. Ma questo lo posso fare in una volta, basta, adesso lo devo fare gli altri. Però creare questa cultura è difficile, ci vuole tempo, ci vogliono le persone giuste, ci vogliono dei valori, ci vogliono descriverla su carta e viverla, ci vogliono tante cose. Ed è il troll si combattono con la cultura e basta. Sì, piacere, io sono Tommaso di Digital Lupis. La mia domanda è, diciamo, il ruolo del community manager è sicuramente un ruolo, ancora una figura professionale poco definita, cioè nel senso soprattutto in Italia, cioè non è che è proprio un... in poche persone fanno proprio di mestiere il community manager. Ora, all'interno della tua presentazione hai associato spesso le skill del leader a quelle del community manager, che, diciamo, era appunto, volevo avere un confronto con te e capire se secondo te sono delle skill necessarie per fare il community manager, cioè il community manager deve essere un leader, e se sì perché, cioè nel senso all'interno di un'azienda potrebbe anche rivestire una figura differente. Allora, io ho associato la parola leader a manager per un motivo, perché avevo una frase di Simon Sinek che mi piace tantissimo: le persone non si svegliano la mattina per essere gestite, managed, le persone si svegliano la mattina per essere guidate, leaded. E quindi un community manager non può gestire soltanto, devi guidare. Per questo che devi avere delle doti di leadership in qualche maniera. Non so se sono leader, non penso che sono leader in generale.
cerco di mimarlo in qualche maniera, o cercare di capire perché, come si fa, più o meno, ci provo, però devi essere un leader, perché le persone non vanno, non puoi gestirle, capito? Perché tu devi creare nuovi leader, quindi devi guidare per fare in modo che loro poi camminino con le loro gambe, l'autonomia che cui mi chiedevo all'inizio. Le persone hanno bisogno di autonomia, tu devi dargli quell'autonomia lì, devi imparare ad insegnare come si, così si apre l'autonomia lì. L'autonomia significa tutto, imparare qualche cosa, imparare un linguaggio di programmazione, imparare questo, tu devi dare questo, e devi guidare in questo percorso, non devi gestire, non è che sposti le pedine, no? Sì. E per questo secondo me manager secondo me è una brutta parola, perché ha molto a che fare con management, quindi non è bellissima, è condivisa da tutti, la usano tutti e la usiamo, diciamo, in generale. Ok? Ok. Sono risposto? Sì, sì, assolutamente, insomma. Grazie. Io vi dico solo questo, che siccome non volevo tagliarvi con le cose, tutte le cose che ho scritto, c'è un gran copione, come dicevo, l'ho preso tutti questi libri qua. Se volete dare un'occhiata così, io vi consiglio altamente, mi hanno aiutato nel mio percorso. Io sono un gran lettore, leggo così, quindi non ho voluto mettere proprio per non rompervi le scatole, però se le volete l'ho messa l'ultimissima slide, generalmente qualche volta me ne chiedono, quindi e dopo grazie a tutti.